Buonasera a tutti, iniziamo questo incontro, energia al di là e al di qua delle Alpi, all'interno degli incontri del meeting. Sono con noi il dottor Paolo Scaroni, amministratore delegato di Eni, il dottor Fulvio Conti, amministratore delegato e direttore generale di Enel, e Stefano Saglia, deputato di Alleanza Nazionale e vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Il tema che abbiamo voluto dare a questo incontro non è tanto, mi permetto di dire, un tema sulle liberalizzazioni, di cui si era parlato qui al meeting anche l'anno scorso e se ne è parlato tanto durante tutto l'anno, ma più su un tema di attualità, molto più di attualità, che è questa situazione così difficile dal punto di vista dell'energia che c'è in Italia. Se ne parla tanto sui giornali, voi avete visto sia il dottor Scaroni che il dottor Conti, praticamente tutti i giorni sono sui giornali perché il tema è caldo, e quindi noi vorremmo, se è possibile, avere da loro una parola che faccia un po' più chiarezza su questo tema così importante. E lascio subito la parola al dottor Scaroni. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Come potete immaginare, col lavoro che faccio io, di questi tempi, non mi si parla d'altro che di petrolio. Anche nei giorni scorsi, che ero in vacanza, amici, ma non solo amici, anche curiosi, vengono da me e mi dicono: ma con questo prezzo della benzina, mi sentite? Sì, con questo prezzo, poco? Adesso mi sentite meglio? Allora, dicevo, con questo prezzo della benzina non è che l'era del petrolio sta finendo e fra un po' non ne avremo più? Oppure altri mi dicono: ma no, forse sono i paesi produttori che approfittano della situazione tesa internazionale per alzare i prezzi e speculare sulle spalle di noi consumatori. Qualcun altro invece pensa che il responsabile di tutto sia la Cina. La Cina che con la sua crescita impetuosa è affamata d'energia e prende questa energia dal mercato facendo schizzare verso l'alto i prezzi. Allora, mi fa molto piacere di approfittare di questa opportunità che mi avete dato di essere qui tra di voi per rispondere a queste domande ed anche per parlare di risorse. Va bene? E anche per parlare di risorse scarse e dell'uso che ne fa l'uomo. L'uomo che vive la ragione come apertura alla realtà e guarda le risorse come un bene prezioso di cui è custode e di cui deve rendere conto. Parliamo della domanda più frequente: quanto petrolio abbiamo sottoterra? Ne abbiamo abbastanza per il futuro? Bene, su questo posso dirvi che le riserve certe nel mondo sottoterra sono 1.000 miliardi di barili, più di tutto il petrolio che è stato estratto nella storia dell'era petrolifera dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi. Ma se vogliamo veramente sapere di quanto petrolio disponiamo, dobbiamo aggiungere alle riserve certe quelle possibili e quelle probabili. In totale abbiamo sottoterra più di 5.000 miliardi di barili di petrolio, sufficienti per soddisfare i consumi del mondo per i prossimi 70-80 anni circa. A questo punto voi direte: ma se c'è così tanto petrolio sottoterra, perché i prezzi sono così alti? E qui la risposta non è così semplice. La vera verità, in sintesi, è che 10 anni fa, per l'esattezza dall'86 al 2001, i prezzi del petrolio sono stati molto bassi, in media $18 al barile, e in due occasioni, nell'86 e nel 98, sono scesi addirittura al di sotto dei $10 al barile. In quegli anni, con quei prezzi, le compagnie petrolifere, i paesi produttori, non avevano né l'interesse né i mezzi finanziari per realizzare i grandi investimenti che questo settore richiede, a partire dall'esplorazione, lo sviluppo dei giacimenti già scoperti, la raffinazione, la costruzione di tutte quelle infrastrutture che sono necessarie per portare al consumatore i carburanti come il gasolio e la benzina. Quindi, mentre di petrolio sottoterra ce n'è in abbondanza,
la capacità di estrarlo, raffinarlo e trasportarlo non ha tenuto il passo con la crescita della domanda. In questo momento, per darvi un'idea, la capacità in eccesso, quindi quella che non viene utilizzata per far fronte alla domanda, è solo il 2%. Per cui un qualunque fenomeno, una qualunque perturbazione, tipo l'uragano Katrina l'anno scorso nel Golfo del Messico, o tipo quest'anno i continui attentati in Nigeria, anche oggi Eni ha avuto un attentato a un suo oleodotto e perdiamo 75.000 barili al giorno. Dico, tutti questi fenomeni creano un'immediata tensione e i prezzi immediatamente vanno verso l'alto. Per di più questo fenomeno è amplificato dai milioni e milioni di barili di carta che la speculazione internazionale ogni giorno compra e vende sul mercato, cercando d'anticipare i movimenti, le oscillazioni del prezzo dei barili veri che vengono scambiati. Va anche detto che tutto quello che sta succedendo, cioè petrolio ai massimi e minaccia la sicurezza degli approvvigionamenti, era perfettamente evitabile. Già negli anni 90 l'OPEC, quando i prezzi erano intorno ai $15 al barile, aveva chiesto ai paesi occidentali di spingere i prezzi verso l'alto, almeno 20-22 dollari, questo perché gli investimenti potessero trovare una loro giustificazione. A quel tempo questa loro richiesta non ebbe nessuna risposta e il risultato è che oggi il mondo occidentale paga con gli interessi la bonanza di quegli anni di tanto petrolio a basso prezzo. Tra l'altro va anche detto che non sono i paesi produttori i primi responsabili del caro benzina alla pompa di benzina. Quando voi andate a fare il pieno, voi il barile di petrolio non lo pagate $70, che sono circa il prezzo a cui intorno oscilla oggi il petrolio, ma lo pagate più di $200, perché in realtà più del 60% del prezzo del carburante è fatto da tasse. E questo fa sì che quando i paesi produttori vengono colpevolizzati dai governi occidentali che gli dicono ma voi con i vostri aumenti del greggio rovinate l'economia del mondo, dicono ma non è vero, riducete voi un po' le tasse e vedete che il consumatore sta come prima. E poi chi l'ha detto che a $70 il barile di petrolio è caro? Chi l'ha detto? La verità è che noi occidentali in particolare, ci siamo abituati ad avere delle risorse preziose come il petrolio, come il gas o come l'acqua, pagando poco o niente, come ci venissero per diritto divino. È vero, ai prezzi attuali il petrolio ci sembra caro, ma se voi aveste la tentazione, credo che non sia il caso, di comprarvi un barile di Coca-Cola o un barile d'aranciata, scoprirete che costa più del doppio di un barile di Brent di ottima qualità e quindi forse non è così caro come sembra. Il paradosso poi è che noi ci lamentiamo tutti del caro petrolio, ma non facciamo nulla e continuiamo imperterriti a perseguire comportamenti e politiche energetiche assolutamente folli. A rigor di logica, di fronte agli aumenti degli ultimi 5 anni, pensate, negli ultimi 5 anni il petrolio è aumentato di 4 volte. Il consumatore avrebbe dovuto modificare i suoi comportamenti e la politica a sua volta avrebbe dovuto spingerlo a dei comportamenti più saggi, evitando sprechi o consumi eccessivi. Su questo terreno devo dire che i grandi consumatori, Stati Uniti ed Europa in testa, non hanno fatto assolutamente niente. Anzi, negli Stati Uniti la domanda di petrolio continua a crescere anno dopo anno. Mode e stili di vita totalmente irrazionali hanno spinto all'insù i consumi. Metà dei 17 milioni di automobili che si vendono ogni anno negli Stati Uniti sono SUV o similari, gipponi che percorrono solamente 4 o 5 chilometri con un litro di benzina e che sono dei mostri inefficienti, inutili ed inquinanti. Anche per questa ragione gli americani sono i più grandi consumatori di petrolio al mondo. Pensate, ogni cittadino americano
brucia 26 barili di petrolio l'anno, contro i 12 di un europeo, i 2 di un cinese, mentre gli indiani sono gli ultimi in classifica con meno di un barile di petrolio all'anno. Anche per questa, no, dico, tenuto conto di queste cifre, non solo i cinesi e gli indiani sono dei consumatori molto piccoli, presi individualmente, ma anche collettivamente sono una presenza molto modesta nel mondo del petrolio. Pensate che tutta la Cina consuma meno dell'8% del petrolio che si consuma nel mondo. E anche se la Cina continuasse a crescere con il ritmo di crescita che sta avendo adesso, prima che abbia un impatto significativo nel mondo del petrolio devono passare molti anni. Una politica mondiale delle risorse basata sulla ragione dovrebbe, attraverso l'educazione e senza ledere le scelte personali, spingere al risparmio o all'uso intelligente dell'energia i paesi industrializzati e non colpevolizzare la crescita della Cina o colpevolizzare i paesi produttori. I paesi produttori di petrolio, a loro volta, sono giustamente protesi verso lo sviluppo economico. Con questi paesi bisogna saper costruire nuove alleanze. Noi occidentali abbiamo tecnologie, competenze, capacità di realizzazione e di gestione. Loro hanno l'energia che muove il mondo. Dobbiamo essere capaci di promuovere alleanze intorno allo sviluppo di progetti integrati che siano coerenti con la loro strategia paese. Lasciatemi dire che per noi di Eni, che da sempre, fin dai tempi di Mattei, sviluppiamo modelli di cooperazione innovativi e solidali, tutto questo non è una novità. È anche importante che questo nostro sforzo di cooperazione, nostro di Eni, sia accompagnato dall'azione della nostra politica estera, proprio come stiamo facendo in queste ore per il processo di pacificazione del Libano. Ma se vogliamo che l'economia globale continui a crescere, migliorando condizioni e durata di vita di centinaia di milioni di abitanti del nostro pianeta, finora esclusi dalla civiltà del benessere, abbiamo bisogno di energia, tanta e ad un costo sostenibile per tutti, compresi quei paesi dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina che non hanno petrolio e che loro sì patiscono davvero il petrolio alle stelle, quel petrolio alle stelle sul cui prezzo lo stile di vita di noi occidentali ha un impatto grandissimo. E poi lo dicevo prima, le nostre riserve di idrocarburi dureranno ancora 70-80 anni. Questo vuol dire che continuando così i figli di molti di voi in questa sala vivranno in un mondo senza petrolio. Per fortuna non mancano le risposte della scienza e della tecnologia a questo problema. Quali sono? Beh, le rinnovabili innanzitutto, eolico, solare, geotermico, biomasse. Oggi con le tecnologie attuali queste rinnovabili rappresentano una parte piccola dei nostri consumi, ma continuando a investire in ricerca e in applicazione, nell'arco di 30-40 anni queste forme di energia avranno un impatto significativo sul mercato. Ci sono poi i biocarburanti, bioetanolo, biodiesel, carburanti che vengono dalla canna da zucchero e dall'olio di palma soprattutto. Le nuove tecnologie consentono a grandi paesi tropicali come il Brasile e l'Indonesia di sostituire progressivamente i combustibili fossili, quindi gli idrocarburi fossili, con questi nuovi idrocarburi vegetali. E poi, da ultimo, ma più importante di tutti, ci sono due terreni su cui possiamo attenderci risultati importantissimi. Il primo è l'idrogeno da carbone sequestrando la CO2 e il secondo è il nucleare con grande riduzione, se non eliminazione, delle scorie. Queste due forme di energia sono le più incoraggianti perché carbone e uranio sono abbondanti nel nostro pianeta e queste tecnologie possono davvero
coronare il sogno di tanta energia a buon mercato per le generazioni future. Ma mentre scienza e tecnologia costruiscono il futuro energetico del nostro pianeta, la nostra sfida è prolungare l'era degli idrocarburi fossili. Per farlo, dobbiamo investire con convinzione sull'unica fonte di energia alternativa vera e reale che può avere un impatto formidabile sul mercato del petrolio: l'uso efficiente e razionale dell'energia. Voglio farvi qualche esempio di quanto grande è il potenziale di riduzione di questo spreco. Allora, il parco automobilistico americano fa in media 7 km con un litro. Il parco automobilistico europeo, che ha investito un po' di più sul risparmio energetico, fa in media 13 km con un litro. Se non riuscissimo a convincere il consumatore americano appassionato di SUV di adottare le automobili europee e quindi di portarsi ai nostri consumi 13 km con un litro, questo vorrebbe dire risparmiare 4 milioni di barili di petrolio al giorno, che è l'intera produzione dell'Iran, il terzo produttore di petrolio al mondo. Ma perché bisogna accontentarsi di automobili che fanno 13 km con un litro? Sul mercato, già oggi, ci sono automobili confortevoli, con l'aria condizionata, che fanno 20 km con un litro. Allora, se tutto il mondo occidentale, Stati Uniti, Europa, Giappone, Australia, Canada, tutti i grandi consumatori di petrolio, adottassero un parco automobili che fa 20 km con un litro, questo vorrebbe dire risparmiare 10 milioni di barili di petrolio al giorno, che è l'intera produzione dell'Arabia Saudita. Questo sarebbe evidentemente un risultato formidabile, che sconvolgerebbe il mercato del petrolio facendo scendere precipitosamente i prezzi da un giorno all'altro. Ma questa dei mostri della strada, mi riferisco ai gipponi, che sprecano una risorsa preziosa come gli idrocarburi, è solo una delle follie della nostra epoca. Eccone un'altra. Guardiamo di nuovo al Nord America e all'uso che lì si fa del condizionamento e del riscaldamento. Io non ho mai capito perché negli Stati Uniti d'inverno le case sono surriscaldate e bisogna andare in giro in maglietta, mentre d'estate serve il cappotto per entrare in un ristorante o in un ufficio, perché sennò ti prendi la polmonite. Tutto questo fa sì che i consumi per il riscaldamento e il condizionamento negli Stati Uniti, a parità di condizioni, siano del 30% più alti di quelli che si svolgono in Europa. Allora, se noi riuscissimo a convincere il mondo occidentale ad avere automobili che fanno 20 km con un litro e a convincere gli americani ad avere riscaldamento e condizionamento come gli europei, risparmieremo 15 milioni di barili di petrolio al giorno, pari al 20% del consumo mondiale di petrolio, e questo prolungherebbe la vita degli idrocarburi, l'era degli idrocarburi fossili, di più di 20 anni. Vi ho dato qualche piccolo esempio di che cosa si può fare su questo terreno. L'uso razionale delle risorse del pianeta, delle quali noi non siamo proprietari, ma siamo solo custodi, è un percorso ineludibile per la nostra generazione e per grandi aziende come Eni. Lo spreco insito nei comportamenti dei cittadini dei paesi ricchi amplia la distanza tra un Occidente opulento e il resto del mondo. Una divaricazione che non ci possiamo permettere, per ragioni etiche, ma anche per l'instabilità che provoca. Chiudere questo gap è un'opportunità per rafforzare i paesi più deboli e farne parte dell'economia globale. Se prendiamo coscienza di tutto ciò e se sapremo modificare il nostro comportamento individuale in modo razionale, arriveremo al tempo in cui il petrolio potrà non essere più la fonte energetica primaria, perché sarà rimpiazzato da altre risorse, quelle che vi dicevo prima. E anche le compagnie petrolifere, quelle che vedono nel cambiamento un'opportunità per crescere e per innovare, potranno soddisfare i fabbisogni energetici del pianeta in modo equilibrato e sostenibile,
continuando a creare valore per i loro azionisti. Su questo terreno Eni vuole essere in prima linea. Lo vogliamo per ragioni di efficacia economica, ma anche per la responsabilità che portiamo di fronte a coloro che verranno dopo di noi. Questa è la nostra sfida per il futuro. Dottor Conti, prego. Beh, innanzitutto spero che voi mi sentiate anche se resto seduto. Saporiti introduceva il tema ricordando il fatto che sia Scaroni che io siamo apparsi molto spesso sui giornali in questi ultimi giorni. Io non voglio peccare di presunzione né di modestia, dico finalmente che il tema dell'energia sta diventando un tema centrale in questo paese. Se lo fosse stato anche nel passato, probabilmente non avremmo corso i pericoli di rimanere al freddo al buio lo scorso inverno e probabilmente che potremo ancora correre in un prossimo futuro. Siccome il tema della sessione è al di qua e al di là delle Alpi, a me sembra evidente il fatto che la crisi del gas dello scorso inverno ha finalmente fatto cadere tutte le illusioni che questo paese aveva in qualche modo ingenuamente coltivato. Le illusioni che l'energia elettrica la manda il buon Dio, basta schiacciare un interruttore e questa appare miracolosamente e nessuno si preoccupa di capire come in effetti questa energia elettrica viene prodotta. Ci ha fatto anche capire come è possibile in un paese che non ha i lussi degli Stati Uniti che ci ricordava Scaroni, rimanere al freddo con qualcuno che intercetta del gas in qualche pianura sdesolata dell'Est Europa, lasciando noi sostanzialmente al pericolo di prenderci dell'influenza. Come superiamo questo aspetto? Cioè, innanzitutto prendiamo atto del fatto che ci siamo illusi di poter vivere in un'Arcadia, in una sorta di di parco giochi dove tutto era possibile, tutto funzionava a perfezione soltanto perché si andava avanti allegramente senza alcuna pianificazione. In materia energetica, in tipo di investimento che dura decenni, che ha bisogno di molti anni per essere sviluppato, ha bisogno di un intenso livello di capitale disponibile, l'improvvisazione non paga. Dobbiamo tornare ad essere un paese virtuoso dal punto di vista della disciplina, della metodologia che deve essere utilizzata in un settore come quello energetico, altrimenti corriamo il rischio di essere dei ricchi scemi, come sembrano essere gli americani che citava Scaroni poco fa. Questo mi porta alla considerazione che noi al di qua delle Alpi abbiamo una lunga strada da intraprendere. Cosa che altri paesi hanno per fortuna loro già intrapreso. Ed è la strada della consapevolezza dell'importanza degli investimenti nel settore energetico, dell'importanza della scelta oculata delle tecnologie che si usano per produrre energia elettrica, della capacità di diversificare le fonti di approvvigionamento per ridurre i rischi geopolitici legati all'uso di questo o quell'altro combustibile, sia esso fossile o di tipo diverso. Altri paesi hanno scelto delle strade consapevolmente, mentre noi siamo stati, come dicevo poco fa, in maniera molto ingenua, convinti di avere un paese bello, pulito, francamente ignaro dei costi e ignaro anche dei rischi che una scelta inconsapevole come quella di produrre energia elettrica sostanzialmente tutta da gas comporta. Qualcuno, ed è un vecchio paradigma che è stato utilizzato diverse volte, ma è sempre molto efficace, qualcuno diceva, e io lo ricordo con piacere, che se volessimo avere un paese perfettamente pulito e profumato, potremmo produrre energia elettrica bruciando o champagne, o spumante, o Chanel numero 5, saremmo tutti più belli, soltanto che un kilowattora costerebbe 2-3 miliardi di euro. Questa è una scelta che non possiamo fare con questa logica. Non viviamo in un'Arcadia, non viviamo in un parco giochi,
non siamo a Mirabilandia, questo è un paese che ha una forte vocazione industriale, una esigenza di crescita importante che deve essere accompagnato con un programma di sviluppo consapevole dell'energia primaria e secondaria. Cosa che Enel si accinge a fare da quando la conosco io, cosa che ha fatto nel corso dei decenni e credo dovrà continuare a fare nonostante le difficoltà e i problemi di questo paese. Ma passiamo un attimo a vedere cosa fanno i paesi dall'altra parte delle Alpi. Dall'altra parte delle Alpi il gas raramente è consumato per produrre energia elettrica, il gas è consumato per gli usi ai quali normalmente è destinato, per riscaldare le case, per cucinare i cibi e per far funzionare alcuni impianti industriali che hanno dei forni che possono bruciare gas. Questo è prevalentemente l'uso che ne fanno in giro per il mondo del gas. Raramente usano la scelta, ahimè inconsapevole probabilmente, che è stata fatta in un contesto di liberalizzazione molto opportunamente portato avanti da questo paese, nonostante altri paesi scelgano diverse forme di strutture di mercato, con una liberalizzazione tutta orientata ad avere un maggior numero di protagonisti nel settore elettrico, tutti in fotocopia. Tutti i miei concorrenti, se voi gli chiedete qualche cosa, vi diranno che producono energia elettrica da gas usando il gas che viene fornito dallo stesso fornitore, molto spesso è l'ENI o il gas che viene da paesi a cui l'ENI è legato. Dall'altra parte usano delle macchine che sono o General Electric o Mitsubishi o Siemens e sono tutte fatte con lo stampino, sono tutte le stesse macchine, hanno tutte la stessa resa, tutto lo stesso rendimento. Come si fa a competere se tutti usiamo la stessa materia prima e tutti usiamo le stesse macchine? Cioè se tutti andiamo in 500 da qui a Ravenna arriveremo probabilmente tutti allo stesso periodo, tutti allo stesso tempo. Non c'è competizione. La liberalizzazione, come è stata portata avanti in questo paese, è semplicemente uno spacchettamento dell'Enel, è una diminuzione della capacità dell'Enel di essere un protagonista ancora più forte di quello che in effetti è nello scacchiere mondiale dell'energia, dove conta la dimensione di scala, dove non contano soltanto le capacità dei singoli, ma conta la grandezza economica che si esprime e la capacità di essere un interlocutore forte e credibile nei confronti di quelli che veramente controllano l'energia. Sono quelli che scavando nei loro deserti o nelle loro tundre riescono ad avere la materia prima. L'Italia importa l'85% del totale dell'energia che consuma in questo paese. Viene importato l'85%. Basta uno stormir di fronde, come dice il poeta, e noi stiamo al freddo al buio. Questa è la realtà dei fatti. Cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo diversificare, dobbiamo essere più saggi, più intelligenti, probabilmente anche sacrificando un po' dell'idealismo arcadico che qualcuno porta avanti, sempre nell'ambito e il massimo rispetto delle normative ambientali che questo paese si è dato, che badate bene, sono tra le più severe al mondo. Le nostre normative ambientali sono tra le più severe al mondo e noi le rispettiamo ampiamente, pur andando in qualche caso a bruciare altri combustibili che non siano gas. Ma torniamo agli altri paesi, al di là delle Alpi, cosa succede? Prendiamo l'esempio della Francia. L'80% dell'energia elettrica prodotta in Francia è nucleare. Di questa, una parte arriva in Italia. Noi importiamo il 18% dell'energia elettrica dai paesi esteri. In qualche caso la esportiamo anche, perché i prezzi poi oscillano, a volte a nostro favore. Quando noi importiamo energia elettrica, importiamo prevalentemente energia nucleare. Che cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo scelto di rinunciare, abbiamo rinunciato, forse in maniera inconsapevole, dico io, perché probabilmente se andiamo a riguardare la storia del referendum dell'88 non era quello che veniva chiesto agli italiani. Abbiamo esteso il concetto di attenzione alla sicurezza nucleare, che in Italia era tra le più avanzate al mondo. Abbiamo quasi distrutto una competenza tecnologica che ci portava come paese, come sistema e come industria all'avanguardia del mondo, e ci troviamo a fare ricchi i francesi importando la loro energia elettrica che è nucleare. E loro vanno avanti tranquillamente, al punto tale che sviluppano nuovi impianti. E sapete cosa è ancora più divertente? Che quando fanno una scelta di iniziare un nuovo investimento,
immaginatevi che c'è una gara inversa dove loro dicono noi vogliamo fare questo investimento e i comuni, gli arrondissement, i dipartimenti fanno a gara per chiedere di essere il paese che ospita gli investimenti. Voi lo immaginate questo fatto in Italia? Immaginate che Enna domani mattina dice faccio una centrale nucleare, quanti comuni arrivano qua? Arrivano con dei bastoni per menarmi, voglio dire. Se non cambiamo questa mentalità, noi continueremo a immaginare di vivere a Mirabilandia, a Gardaland, non so se mi spiego. Altri paesi cosa fanno? Sviluppano le materie prime che hanno. Qualcuno ha il carbone, fortunati loro che ce l'hanno, lo usano tranquillamente e quando devono allocare le quote di CO2 all'interno di un protocollo di Kyoto, che peraltro giustamente come europei abbiamo adottato e vogliamo evidentemente mantenere come risoluzione, si attribuiscono in maniera più oculata le diverse allocazioni di CO2 che deve essere emessa nell'ambito di questo progetto che viene dal protocollo di Kyoto di drastica riduzione del totale di emissioni per evitare il fenomeno di gas serra. Loro lo addebitano a tutte le industrie che producono energia elettrica con le stesse tecnologie. Allora, spiegatemi per quale ragione, che so, un cementiere in Italia che usa un certo tipo di tecnologia dovrebbe emettere più o meno CO2 rispetto a un cementiere che sta in Francia o in Spagna o in Germania, che usa le stesse tecnologie. Le emette lo stesso. Eppure all'interno dei singoli paesi viene attribuito un carico differente. Spiegatemi perché, anziché usare un principio puramente metastorico che dice rispetto alle emissioni del 90 devi ottenere un certo tipo di riduzione, noi per ridurre la CO2 dobbiamo farci carico, non dobbiamo farci carico di quello che in effetti è l'intensità energetica in un punto di prodotto lordo. Se noi siamo stati più virtuosi, come in effetti in Italia siamo stati più virtuosi, abbiamo fatto investimenti per la cosiddetta ambientalizzazione delle centrali elettriche, quindi abbiamo abbassato notevolmente il carico di emissioni, veniamo lo stesso castigati pagando noi italiani il diritto di comprare emissioni di CO2 ai tedeschi e ai francesi. Questo è quello che succede in realtà. Cioè noi siamo talmente arcadici e bucolici che ci permettiamo il lusso di pagare ai francesi e ai tedeschi, che credetemi dal punto di vista finanziario non ne hanno di bisogno, la CO2 che non riusciamo a ricentrare su dei parametri tecnici che siano oggettivi. Questa è una carenza della politica, io spero che l'amico Stefano riesca in qualche modo a darci conto di quello che è successo, ma è una decisione del Parlamento, francamente. Da questo punto di vista spero ci sia una risposta diversa in questa legislazione. Gli altri paesi usano criteri assolutamente diversi dal nostro. C'è da chiedersi perché, sono più scemi di noi? No, non sono più scemi di noi. Programmano, coinvolgono, non ragionano per idiomi, non ragionano per ideologie, non ragionano per partito preso. Si informano dal punto di vista industriale dove sta la verità. La verità non sta soltanto nell'affermazione ideologica, noi vogliamo essere un paese verde, puro, senza nessun inquinamento. Chi è che non vuole un paese senza inquinamento? Tutti lo vogliamo senza inquinamento. Ma è il come arrivarci che è importante. E come ci si arriva? Ci si arriva investendo. Come si supera la crisi dell'inverno prossimo se le condizioni meteorologiche in Ucraina, in Russia saranno particolarmente severe, come è probabile che siano, e il gas verrà a mancare, come è successo lo scorso anno con l'Enel, che sarà costretta a riattivare i vecchi impianti ad olio combustibile, bruciando olio combustibile per supplire alla carenza di gas. Se non ci fosse stata la vecchia cara mamma Enel con i suoi vecchi impianti, per fortuna tenuti sempre in efficienza, che ha consentito di risparmiare 20 milioni di metri cubi al giorno lo scorso inverno, noi saremmo stati al freddo al buio. Ora, quando dobbiamo pensare a un problema energetico di questo tipo, dobbiamo quindi porci degli obiettivi di risoluzione del problema. E gli obiettivi non possono che essere di breve, di medio, di lungo. Nel breve cosa dobbiamo fare? Tenere in vita questi impianti, tenere in vita i deficienti per consentire eventualmente di superare, nonostante i miglioramenti che sicuramente sono intervenuti dallo scorso inverno ad oggi,
l'eventuale carenza di gas alla frontiera. E questo è possibile con l'aiuto e il ricorso ai vecchi impianti dell'Eni. Secondo obiettivo di medio periodo, cosa dobbiamo fare? Beh, quello che stiamo cercando di fare noi in Enel è molto semplice. Noi stiamo cercando, da una parte, di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas. Anche noi importiamo gas, anche noi abbiamo del gas. Immaginate che noi abbiamo tentato nel corso dei decenni almeno 3 volte di costruire un impianto cosiddetto rigassificatore. Abbiamo fatto a Montalto, abbiamo provato a Monfalcone, ci abbiamo provato anche recentemente a Brindisi, non so se avete seguito, abbiamo preso solo schiaffi. Ogni volta abbiamo tentato di dire fateci fare questo impianto, è come una grande bombola, ragazzi, voglio dire, non, anche se arrivasse un missile MIG sopra l'impianto, evapora, non scoppia, perché il gas è liquido. E quando viene a contatto l'atmosfera evapora, non è che scoppia. Detto questo, abbiamo provato 3 volte a farlo e 3 volte siamo stati respinti. Adesso siamo vicini a farne uno. Peccato che si viva in un paese che ha una congerie di norme, una serie di innumerevoli di procedure che si contraddicono, che vanno anche dai regi decreti del 1920 in poi. Nel 1920 chi pensava ai rigassificatori? Beh, qualcuno interpreta che alcuni regi decreti si applicano all'eventualità di un rigassificatore perché mettono in contrasto tra un provveditorato ai lavori pubblici da una parte e l'ufficio del Ministero dall'altra parte. Combinazione vuole che, come per tutti gli investimenti nel settore energetico, ci si consumi gli anni nell'attesa che qualcuno si decida a dire questo è un impianto che rispetta tutti gli aspetti tecnici e tecnologici. Sperabilmente con il nostro impianto di Porto Empedocle dovremo riuscire ad arrivarci quanto prima. Adesso abbiamo un governo che ha aperto gli occhi sulla necessità di impostare una cabina di regia che sperabilmente riesca a coordinare le varie contraddittorie istanze che vengono dal territorio, che vengono dagli enti locali, che arrivano ai livelli ministeriali per ricondurre ad un processo normale, ordinato e evidentemente rispettoso delle nostre normative che sono state emanate dal Parlamento, a cui abbiamo delegato l'autorità con il voto, che ci consenta quindi di avere un o più impianti di rigassificazione che consentano quindi di rivolgerci ai mercati di rifornimento dei paesi diversi da quelli a cui siamo legati con il tubo. Questo fa diminuire il costo? Probabilmente no, fa diminuire il rischio però, questo sì, fa diminuire il rischio di una possibile ripercussione negativa dovuta a una crisi in Ucraina piuttosto che un attentato da parte di qualche fondamentalista in un paese del Mediterraneo o altro. Cosa dobbiamo fare d'altro? Dobbiamo nel medio periodo continuare a fare quello che stiamo facendo oggi, cioè investimenti in alternative al gas. E siccome non abbiamo il nucleare, almeno in Italia non c'è, e credo che sia in qualche modo impossibile immaginarlo nel medio periodo un impianto nucleare in Italia, cosa abbiamo come soluzione? Il carbone. Il carbone ha nuove tecnologie, è capace di ridurre in maniera drammatica le emissioni di inquinanti, riduce dell'80% i carichi inquinanti rispetto agli impianti ad olio combustibile che siamo costretti ad accendere quando ci manca il gas. Questo è il carbone pulito che noi cerchiamo di fare, stiamo facendo a Civitavecchia e proponiamo di fare in altri impianti in Italia. Così come fanno gli altri paesi, in Germania lo fanno, in Spagna lo fanno, nei paesi del centro-est Europa lo fanno, perché non possiamo, perché non dobbiamo farli noi? Non c'è alcuna ragione perché questo non si possa fare. Peraltro abbiamo anche i siti disponibili, abbiamo anche le attrezzature portuali per poterlo fare. E peraltro il carbone ha una disponibilità di gran lunga superiore a quella del petrolio. Dura più di 70 anni, come ci ricordava il dottor Scaroni. Le stime più pessimiste dicono 350 anni di potenziale consumo per le miniere che si conoscono oggi evidentemente, ed è carbone quello che viene usato nel termoelettrico particolarmente pregiato, ad alto potere calorifico, basso contenuto di inquinanti e poi non si vede nemmeno, cioè quando si pensa ad una centrale a carbone nuova uno si immagina il fumo nero, la fuliggine, non è così, non vedete niente, vedete una ciminiera che butta un leggero fumo bianco
assolutamente privo di sostanze inquinanti, con un po' di CO2 dentro, lo dico, e non vedete mai carbone in nessun momento, perché tutte le nuove tecnologie riescono a contenerlo in sistemi a depressione dove non c'è nemmeno l'ombra del carbone. Potrebbe esserci Chanel numero 5 dentro, sarebbe la stessa cosa. Cos'altro possiamo fare? Ma mi avvio alla conclusione perché sto rubando molto tempo. Dobbiamo sviluppare le rinnovabili. Allora, anche questo è un famoso problema del paese. Ne facciamo un gran parlare di rinnovabili. Vogliamo le rinnovabili, deve esserci una soluzione rinnovabile. Poi, sapete quanto ci vuole per mettere una pale eolica in questo paese? Dal sorriso che emerge dalla sala, mi rendo conto che lo sapete. È altrettanto difficile mettere una pala eolica come fare la centrale a carbone di Civitavecchia. Alcune regioni dicono mai nella nostra regione, le avete già messe, punto. Mi scusi, ma il vento c'è qui, ci avete le montagne, non ci sono nemmeno più i pastori, fateci mettere le pale eoliche. No, le pale eoliche in Sardegna non ci possono stare, se no la Sardegna vola. È vero, me l'hanno detto, no, la Sardegna vola, tutte queste pale eoliche ce la portate via, sa dove la portiamo? In Corsica la Sardegna. C'è poco da ridere, purtroppo è così. Noi abbiamo poco vento, quel poco lo abbiamo in Sardegna, lo abbiamo in Puglia, lo abbiamo in Sicilia, combinazione sono le tre regioni dove ti dicono abbi pazienza, le pale eoliche proprio no. Allora dice pensiamo al solare, paese del sole, Italia il paese del sole. È possibile in Germania c'è più solare che in Italia? Ebbene sì, in Germania c'è più solare che in Italia. Ma perché c'è più solare in Germania? Perché c'è più sole? No, perché mettono a disposizione dei consumatori più incentivi. Quindi voi dovete fare una scelta. Ammesso che abbiate lo spazio per mettere i pannelli fotovoltaici sul vostro tetto, dovete fare una scelta. Se volete pagare un po' di più l'energia o le tasse da qualche parte, avere degli incentivi per avere il diritto di mettere fotovoltaico che vi consenta poi di produrre energia elettrica e venderle agli altri operatori. È una scelta molto, molto semplice, una scelta di convenienza. In Germania l'hanno fatto, in qualche misura l'hanno fatto, non si fa un gran parlare, però il fotovoltaico in Germania rappresenta lo 0,8% del totale della produzione di energia elettrica. Non è che stiamo parlando di aver risolto il problema dell'energia in Germania. In Germania vanno ancora al nucleare, vanno ancora al carbone, vanno ancora all'idroelettrico e vanno ancora ad altre fonti che non sono quelle del solare. Immaginatevi che in Italia la città dove c'è più solare è Bolzano. Dice, ma perché non è Caltanissetta? Perché non è Palermo, è Bolzano? Perché a Bolzano hanno dato gli incentivi. I bolzanini si sono dati degli incentivi per fare il fotovoltaico. A Palermo non ci sono. E non ci possono essere, perché Bolzano fa parte di una regione a statuto autonomo che si decide da sola quello che vuol fare. Il resto del paese lo decide qualcuno, il Parlamento, se decide, quando decide, come ha deciso recentemente di mettere a disposizione degli incentivi, il fotovoltaico è stato richiesto in gran misura, io conosco anche i miei parenti che l'hanno chiesto, evidentemente anche avuto. Ultima considerazione che va fatto è che pure con queste difficoltà è chiaro che bisogna andare avanti a investire, cioè l'Enel per esempio continua a credere di poter investire, sta investendo 13 miliardi di euro nei prossimi 4 anni a fare queste cose, a fare quindi centrali col carbone a tecnologia pulita, centrali di produzione da fonti rinnovabili, ammodernamento delle reti per ridurre gli sprechi e i consumi, incentiva i risparmi, non soltanto offrendovi tariffe differenziate giorno, notte, inverno, primavera, ma anche regalandovi lampadine a basso consumo. Ma qual è il produttore che vi dice consumate meno? L'Enel. Vi regala le lampadine, se andate allo stand dell'Enel troverete le lampadine gratis che cercheranno di ridurvi il vostro consumo. Ma questo sarà sufficiente? No, non è così, non è sufficiente. Bisogna fare quelle cose che ho detto e dedicare una parte importante delle nostre risorse a sviluppare queste nuove tecnologie a cui faceva riferimento giustamente anche il dottor Scaloni, a cercare di sequestrare la CO2, a cercare di produrre energia dove possibile dall'idrogeno con nuove tecnologie. Quelle di oggi, ahimè, non consentono di avere un bilancio energetico positivo. Oggi per produrre idrogeno si consuma più energia di quella che in effetti poi si può ottenere dall'uso dell'idrogeno. Quindi sarebbe velleitario, bisogna studiare cose diverse. E perché no? Perché no? Trovare modo anche
per sviluppare nuove tecnologie del nucleare. Sperabilmente con la prossima generazione potremo tornare felicemente anche al nucleare. Chiudo con un'ultima notazione. Nonostante tutto questo, e non è Fulvio Conti che parla, è Eurostat che parla, se voi guardate le vostre bollette e andate a vedere in termini reali che cosa vi costa oggi l'energia elettrica rispetto a quello che vi costava nel 1996, rimarrete sorpresi. Vi costa di meno. Vi costa di meno. Nonostante il petrolio sia aumentato del 400% nello stesso periodo, in termini nominali in Italia il costo dell'energia è aumentato del 9% in questo periodo. In Europa è aumentato del 16%, in Italia del 9%. In termini nominali, se lo scontate per l'inflazione, vi accorgerete che vi costa di meno. Questo perché? Perché le dimensioni di scala di un'azienda come Enel e anche un'attività di un regolatore, attenzione, noi che facciamo come ci pare, abbiamo un sistema regolato, siamo stati messi in condizione di potervi trasferire come clienti le efficienze che abbiamo realizzato in casa nostra. E così intendiamo continuare a fare. Non lamentatevi troppo, lamentatevi giusto. E alla fine sarete accontentati. Grazie. Mi sembrano, almeno a me pare così, due interventi, quelli che ci sono stati di Scaroni e Conti, molto interessanti. Io così li ho sentiti perlomeno dal punto di vista anche proprio di un approccio un po' diverso del tema che abbiamo affrontato da quello che ci si aspettava o ci si potrebbe aspettare da due persone di così alto livello. Cioè io ho visto, mi pare di aver percepito, delle persone impegnate anche loro su un tema che ci affatica tutti. Il discorso che diceva Scaroni dell'uso efficiente e razionale dell'energia, che riprendeva anche il dottor Conti, e dei comportamenti da cambiare, mi sembra che siano, al di là di tutto, al di là di quello che può fare la politica e gli investimenti, un tema che dovrebbe aiutare tutti a riflettere su come muoversi. C'è poi l'aspetto che diceva, mi permetto di dire, dottor Conti, la politica, io l'ho segnato così, non ha fatto tutto quello che poteva e doveva fare, lei ha detto così. La politica, adesso, se no dovresti difenderti troppo, Stefano, tratto Stefano come un amico, non puoi dirci che adesso sei all'opposizione, che perché prima eri in maggioranza, e quindi il tempo, vorremmo chiudere alle 8, scusa se te lo tagliamo un po', dici... Se è vero questa cosa, grazie. Cosa la politica può fare? Ecco. Cosa la politica può fare? Non fare quello che ha fatto sino adesso, a parte gli scherzi. Io volevo approfittare dell'ultima considerazione del dottor Conti su un aspetto. I prezzi dell'energia elettrica in Italia sono effettivamente aumentati meno che in tutti gli altri paesi europei negli ultimi anni. È vero, non siamo, lo dico con una battuta anche da un punto di vista politico, da esponente di centrodestra, questo evidentemente non siamo stati capaci di spiegarlo ai cittadini. Questo è accaduto per tanti fattori, però è accaduto anche grazie ad un fattore che è il più grande piano di ammodernamento delle centrali che è stato realizzato in questi ultimi 5 anni nel nostro paese. Come mai si è riusciti a procedere nella realizzazione di nuove centrali termoelettriche? Perché, non solo per questo evidentemente, ma grazie ad alcuni interventi normativi, ma anche per una serie di shock che vi sono stati nella popolazione. Noi abbiamo subito nel 2003 due blackout, hanno lasciato tutti a bocca aperta, tutti i cittadini italiani abituati a avere l'energia elettrica in grande quantità e a dei costi contenuti, soprattutto per quanto riguarda le famiglie, più che per le imprese che invece pagano, soprattutto le piccole e medie imprese pagano una certa consistenza di bolletta energetica, ma hanno avuto la consapevolezza che qualcosa non stava funzionando. Nel gas abbiamo avuto la stessa cosa, abbiamo rischiato un blackout, forse lo dico come provocazione, se ci fosse mancato il riscaldamento per un giorno ce ne saremmo resi conto ancora di più, però come sempre siamo, soprattutto l'opinione pubblica, ma di conseguenza anche la politica, interviene quando vi è un'emergenza.
la politica energetica non dovrebbe mai dover affrontare emergenze, perché la politica energetica dovrebbe essere programmata di decennio in decennio e soprattutto non condizionata da maggioranze politiche che cambiano. Allora è evidente che la proposta forte che viene dal meeting, che ha nell'energia, credo, uno degli argomenti più importanti sui quali non ci dovrebbero essere troppe distinzioni fra opposizione e maggioranza, riuscire a costruire una strategia energetica per questo paese che sia condivisa. Quali sono gli orientamenti sui quali bisogna muoversi? Ci vuole grande pragmatismo e grande realismo, cioè abbandonare qualsiasi tipo di posizione ideologica e immaginare che non vi sono opzioni ideologiche su questa o quella fonte di energia. Come è stato spiegato prima, la cosa fondamentale è quella di avere un mix delle fonti, cioè riuscire ad avere un po' di energia prodotta da gas, un po' da nucleare, un po' da carbone, un po' da fonti rinnovabili. L'Italia questo non lo ha, perché noi abbiamo energia elettrica prodotta per il 56% dal gas, la stessa quota che negli altri paesi europei invece è fatta da nucleare e carbone. Questo evidentemente ci espone a dei prezzi alti e ci espone anche ad una sicurezza degli approvvigionamenti molto precaria, perché oggi è diventato di attualità il tema della rigassificazione, cioè dei terminali per trasportare, per ricevere il gas via nave e rompere, diciamo, il monopolio del gasdotto, perché questo ci consente di andare a acquistare il gas in altri paesi che non sono i tre paesi verso i quali noi oggi siamo totalmente dipendenti, cioè l'Algeria e la Russia innanzitutto e la Libia. L'unico terminale che è in costruzione è quello di Rovigo, qui vicino, da ExxonMobil Edison, e riceverà il gas da Qatar, quindi da un paese tutto sommato fuori da quelle che sono le problematiche di carattere internazionale che si stanno vivendo in questi mesi. Quindi diversificare i paesi dai quali ricevere le materie prime, farlo attraverso una infrastrutturazione coraggiosa. Le dichiarazioni che ho letto oggi del presidente della provincia della regione Sicilia sono molto importanti, perché finalmente non solo i ministri o coloro che hanno una responsabilità nazionale sono portati a fare questi ragionamenti, ma anche chi ha la responsabilità del governo del territorio dice: noi siamo disponibili ad ospitare due terminali di rigassificazione. Bene, spero che l'esempio di Cuffaro sia seguito anche da altri governatori, da altri rappresentanti delle autorità locali, perché il processo di infrastrutturazione è decisivo. Poi non dimentichiamo che i benefici sui prezzi all'utente finale sono venuti anche dalla costruzione del mercato italiano, perché il gioco concorrenziale ha portato i suoi effetti positivi. Oggi è evidente che noi abbiamo discusso a lungo in Europa sul mercato interno, sull'organizzazione e l'apertura del mercato interno. Oggi abbiamo una emergenza che non è solo quella di avere maggiore concorrenza, ma quella appunto di avere una sicurezza degli approvvigionamenti. Io sono un seguace da un punto di vista dell'approccio culturale dell'ex ministro Tremonti. Tremonti ha scritto un bellissimo libro l'anno scorso che si intitola Rischi fatali, dove dice, tra le altre cose, l'Europa ha trascorso troppo tempo a lambicarsi sull'organizzazione del suo mercato domestico, senza rendersi conto poi che la globalizzazione portava ad una concorrenza fra l'Europa e il mondo. Come si declina questa intuizione di Tremonti? Con le vicende che abbiamo letto queste settimane sui giornali, cioè ad esempio dell'accordo fra l'Algeria e la Russia, dove il premier algerino e Putin ragionano parlando a nome praticamente delle loro aziende nazionali, della Sonatrach e di Gazprom. Con questo non voglio sposare in pieno la causa della nostra Eni, perché smentirei il percorso che abbiamo avuto anche in Parlamento a favorevole alla liberalizzazione. Dico però che la scala delle priorità oggi può essere differente, ma soprattutto è necessario che il governo si muova su uno scenario internazionale con grande pragmatismo e realismo. Voglio fare due esempi di pragmatismo. Tony Blair, al Parlamento europeo, quando ha fatto il discorso del semestre da lui presieduto, ha detto: dobbiamo raggiungere una visione comune sulla possibilità e prospettive dell'energia nucleare. L'ho detto con grande chiarezza. A noi serve il nucleare, lo dicono in tutta Europa, non si è preoccupato delle reazioni che potevano esserci a questa dichiarazione.
Un'altra dichiarazione di sano realismo, Putin, quando dice: se i nostri partner si aspettano l'accesso alla nostra produzione, alle nostre reti di trasporto del gas, noi ci chiediamo cosa ne avremo in cambio. Cioè, grande realismo, grande pragmatismo. Leni vuole venire in Russia a fare un accordo con Gazprom per quanto riguarda la produzione e noi vogliamo sapere cosa otteniamo in cambio. Allora, questo dimostra che l'Europa per troppo tempo ha immaginato che la vicenda energetica fosse una vicenda esclusivamente commerciale. La vicenda energetica non è una questione solo commerciale, ma è anche una questione politica. Quindi la diplomazia, i ministeri competenti, la Farnesina devono muoversi in un comune sentire con le aziende nazionali. In questo quindi noi dobbiamo farci rispettare di più in Europa, può sembrare uno slogan superato, però accade ad esempio, mi veniva da pensare ascoltando e vado verso la conclusione degli interventi precedenti, noi abbiamo delle eccellenze che ci vengono invidiate da tutte le parti. Per esempio, siamo stati recentemente premiati come la miglior borsa elettrica europea. Questo vuol dire che sul piano della liberalizzazione noi abbiamo fatto dei percorsi più che europei. Sulla questione dell'efficienza e del risparmio energetico, l'autorità per l'energia italiana ha praticamente inventato il meccanismo dei certificati bianchi, cioè la possibilità di scambiare fra le società di distribuzione del gas dei titoli che appunto fanno risparmiare quantitativi di energia di gas. L'anno scorso si è risparmiato qualcosa come 120.000 metri cubi di anidride carbonica, mi pare, quindi quanto il consumo di un'intera città attraverso meccanismi di mercato. Mi è capitato l'anno scorso di andare a nome del Parlamento, a rappresentare il Parlamento italiano a Bruxelles, a parlare di questi argomenti, e i certificati bianchi dagli altri paesi non venivano considerati. Allora, noi che abbiamo delle capacità di mercato, delle eccellenze, delle aziende di dimensione internazionale, non riusciamo a determinare quelle che sono le decisioni anche in campo europeo sul piano energetico. Allora è importante che ci rendiamo tutti più autorevoli. Per essere più autorevoli abbiamo bisogno di una politica energetica condivisa. Io lo dico oggi da esponente dell'opposizione, ma lo dicevo ieri da esponente della maggioranza. È evidente però che una politica energetica condivisa deve essere fatto un primo passo dai rappresentanti del governo. Servono infrastrutture. Qui non bisogna ricominciare la Babele dei numeri, cioè sentivo il ministro Di Pietro dire ne bastano 4 o il ministro Pecoraro Scanio che dice ne bastano 2. Il terminale di rigassificazione ne dobbiamo fare quanti più e quanto è possibile rispetto alle compatibilità ambientali, perché ci consentono di diventare una piattaforma europea di interscambio del gas, ma soprattutto ci consentono di avere una sicurezza di approvvigionamento. Le centrali termoelettriche vanno realizzate, possibilmente non tutte a gas evidentemente, non bisogna avere pregiudizi nei confronti del carbone, le fonti rinnovabili bisogna fare investimenti, dobbiamo essere consapevoli che comunque la produzione di energia elettrica con le fonti rinnovabili non è compatibile con livelli di prezzo bassi, ma ci vogliono gli incentivi. Quindi è necessario guardare a tutte le prospettive che la tecnologia mette a disposizione senza alcun pregiudizio, con grande pragmatismo, con grande realismo, possibilmente con una condivisione fra le istituzioni locali e il governo nazionale, e consentitemelo di dire, quando questo non avviene ma è messo in discussione l'interesse nazionale, si utilizza l'articolo 120 della Costituzione, cioè i poteri sostitutivi dello Stato. Cioè non si può dopo aver espletato tutti i processi partecipativi di consultazione necessari, quando si sono valutate tutte gli impatti ambientali necessari, bisogna che ci sia una decisione. E siccome accade che addirittura in Italia abbiamo inventato il ripensamento, cioè la Regione Lazio, per esempio, sulla centrale di Civitavecchia, siccome è cambiata la maggioranza politica, cambia anche l'opinione su un determinato impianto, su una valutazione di impatto ambientale. Ma se l'impatto ambientale è fatto dagli stessi tecnici della stessa istituzione, a prescindere dalle elezioni che si sono consumate, danno un giudizio tecnico, quindi non è possibile che non ci sia una continuità istituzionale delle decisioni. Ed allora, con questo realismo, io spero che la politica possa essere capace di accompagnare lo sviluppo delle imprese, ma soprattutto di dare sicurezza alla politica energetica del nostro paese in uno scenario internazionale che è sempre più competitivo e anche sempre più complicato.
Per farla breve, credo che se noi quest'inverno saremo nuovamente costretti, perché c'è una crisi internazionale, a bruciare olio combustibile nelle nostre centrali, non avremo ottenuto né la sicurezza degli approvvigionamenti, né bassi prezzi di energia e neppure un beneficio ambientale, perché il paradosso è questo: andremo a bruciare il combustibile più inquinante perché avevamo costruito invece una politica che voleva realizzare una produzione energetica più pulita. Quindi mi sembra veramente che siamo dei paradossi che devono portare la classe politica ad avere maggiore consapevolezza di quello che è il tema energetico, sia sullo scenario internazionale che sul mercato domestico. Ringrazio i relatori, ringrazio il dottor Scaroni, il dottor Conti e Stefano Saglia, ringrazio tutti voi e buon meeting a tutti.